benvenuti in Ciaxi Gallery. Tutte le epoche dell'arte, una sola galleria. Solo a Ciaxi Gallery, solo per voi. Bentrovate, bentrovati con un nuovo approfondimento di Ciaxi Gallery. Oggi abbiamo deciso di mostrare un'opera molto molto particolare, importante perché è anche un pezzo della storia del percorso artistico di Mario Schifano. Il quadro, l'opera unica che ho qui alla mia sinistra e alla vostra destra è un qualcosa che indica la sperimentazione che Mario Schifano ha fatto durante il suo percorso artistico, soprattutto negli anni 70, quando riteneva ormai la pittura morta, la pittura tradizionale morta, superata, e quindi pensava a nuovi canali espressivi, nuovi mezzi, nuovi medium pittorici o comunque comunicativi. E il periodo questo degli anni 70, delle famose insegne, no? Che ormai hanno un mercato incredibile, soprattutto quelle degli anni 70, sono molto ricercate e hanno anche quotazioni altissime. Ebbene, noi in Ciaxi Gallery abbiamo la possibilità all'interno della nostra collezione di mostrare un'opera proprio di questo periodo, che tra l'altro l'archivio Schifano ha datato proprio nella prima metà degli anni 70, quindi è il periodo più giusto, ok? Questo che andremo a vedere, che approfondiremo e di cui parleremo in questo approfondimento, è una tela monotipo, una serigrafia, 70x100 centimetri, però attenzione, serigrafia non significa in questo caso multiplo, va considerata come opera unica, tramite la tecnica della serigrafia. Questa cosa è importante, perché molte volte il collezionista di arte contemporanea, attenzione, il collezionista non l'amante, il collezionista di arte contemporanea confonde la serigrafia in quanto opera unica, originale, utilizzata come medium, ok, o come supporto, con il multiplo, che ha la sua importanza collezionistica, la sua importanza artistica, ma non è la stessa cosa. Questo è un pezzo unico, il multiplo è appunto qualcosa fatto in serie. E qui è la preziosità di questa tela. Ripeto, negli anni 70 Schifano sperimenta le famose tele emulsionate, sperimenta le famose TV di Mario Schifano e sperimenta con il monotipo e con la serigrafia. Ma ci arriveremo. La cosa, il plus che ha questa tela è anche la firma di Mario Schifano sul verso, che è sul tono, che poi questo è il famoso albero della vita che nostro Mario Schifano ha realizzato in diverse sue opere, che ripeto non significa multipli, ma in questo caso è un'opera unica. Adesso vi porto, con il favore della camera, a vedere appunto anche la firma e vi do un'informazione sugli anni 70 e sulla sperimentazione che Schifano faceva in questo periodo.
Nel 1971 alcuni quadri di Schifano vengono inseriti da Achille Bonito Oliva nella mostra Vitalità nel negativo nell'arte italiana, 1960-1970. Inoltre, in questo periodo, si avvicina agli ambienti televisivi grazie alla sua amicizia con il presidente della Biennale di Monza, Oscar Cugola. Molti dei suoi lavori, i cosiddetti monocromi, presentano solamente uno o due colori applicati su carta da imballaggio incollata su tela. E qui si nota tantissimo l'influenza che Jasper Johns o addirittura Robert Rauschenberg ha sul lavoro del pittore di Piazza del Popolo. Tra le opere più importanti di Mario Schifano di questo periodo, come ho anticipato prima, ricordiamo Le Propagande, una serie dedicata ai marchi pubblicitari, perché era il periodo che veniva appunto dalla pop art americana di rendere pop popolare, ossia popolare, anzi artisticamente popolare, in questo caso brand di oggetti o di cose o servizi di ogni giorno. Ricordiamo tra tutti, tra le sue propagande più famose, quelle Coca-Cola e Esso, in cui appunto si ha questo chiaro esempio di pop art, ovvero la veicolazione di immagini di uso comune, facilmente riconoscibili, citate in molteplici modi, o particolari delle stesse, come per esempio le biciclette, i fiori o la natura in genere. Infatti è proprio il periodo in cui Schifano inizia a produrre i suoi famosi e super riconoscibili paesaggi anemici, le vedute interrotte, gli alberi della vita, appunto, e i campi di grano. E vi anticipavo anche all'inizio di questo approfondimento, sono sicuramente da annoverare, come tra le opere più riconoscibili e importanti di questo periodo, le tele emulsionate, figlie di quei suoi continui scatti fotografici che accompagnano tutta la sua vita, tele dove vengono riproposte immagini televisive di consumo quotidiano, molteplici e a flusso continuo con leggeri interventi pittorici. Esistono nella sua produzione anche tele dove, in tecnica di serigrafia, sono riproposte immagini tra le più importanti da lui realizzate, come in questo caso. Questo è l'albero della vita estinto e questa è proprio una sua immagine molto molto famosa, riproposta con la tecnica della serigrafia, ma è un pezzo unico. Quindi la serigrafia non si può intendere più come multiplo, ma come appunto opera unica realizzata con la suddetta tecnica. Schifano in quegli anni aveva quasi abbandonato la pittura, in quanto lui stesso affermava che la pittura era morta e diventata obsoleta rispetto all'utilizzo di tecniche diverse, appunto come le emulsioni o la tecnica serigrafica, che poi viene ovviamente derivata dalla pop art americana, vedi Warhol. In realtà non abbandonerà mai realmente la pittura in quegli anni, come suggerisce la sua produzione, anche se però divenne un precursore sempre più curioso dell'uso della tecnologia per la sua produzione artistica. Per affinità con le tendenze culturali di cui abbiamo parlato, entrò negli anni Ottanta in contatto con il gruppo di creativi come illustratori, fumettisti, reporter, scrittori, tra cui ricordiamo ad esempio Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Massimo Mattioli. Quindi è un periodo molto, molto, molto ricco di sperimentazione e di contatti. Insomma, in conclusione, presentare un'opera del genere, proprio l'esempio primordiale, perché questa sì, è una tela monotipo
serigrafica, pezzo unico, ma non è qualcosa derivato dalla sperimentazione degli anni 70 e portata agli anni 80-90, no, queste sono le prime, anzi la prima, in quanto anche attestato appunto dall'archivio Mario Schifano. Noi siamo giunti al termine di questo nostro approfondimento, per i prossimi basta seguire i nostri canali YouTube, Twitch, Facebook e Instagram e vi do appuntamento al prossimo approfondimento. Per oggi da Ciaxi Gallery e da Mirko Gambaro è tutto, grazie. Benvenuti in Ciaxi Gallery. Tutte le epoche dell'arte, in una sola galleria. Solo a Ciaxi Gallery, solo per voi. Thank you.